Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Oggi vi ho portato il primo video di una serie sulla Seat Ateca del 2019, che vi garantisco non mi sarei mai aspettato fosse così comoda e bella da guidare. Non è la mia auto, è un'auto che mi hanno dato dall'assicurazione in quanto la mia CHR non ce l'ha fatta con la grandine che c'è stata ed è completamente distrutto. In tutto il periodo in cui sarà ad aggiustare io userò quest'auto qui. Questi sono già passati 2-3 giorni da quando ho cominciato a fare i video e vi garantisco che questa macchina è molto 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 bella. Ovviamente intendo bella da un punto di vista di guida e di comfort. L'estetica, come sapete, ognuno ha i suoi gusti, può piacere o non piacere. Quindi partiamo dall'esterno. La macchina è molto molto carina, neanche troppo lunga. Come dimensioni siamo su una lunghezza di 4,36 m, una larghezza di 1,84 m e un'altezza di 1,60 m. Quello che a mio avviso è leggermente il suo punto debole è il peso. Pesa 13 quintali, che è abbastanza per una macchina che è lunga solo 4,36 m. Per quanto riguarda motore e cilindrata, alimentazione, eccetera, eccetera, ne parlerò verso fine video, in cui vi farò vedere sul configuratore della Seat che tipo di macchina sto utilizzando. Vorrei che questo video servisse a tutti quelli che devono acquistare quest'auto o hanno intenzione di farlo, per vedere gli interni come nessun video della casa originaria ti farà mai vedere. Come sapete, cercherò di essere il più sincero e obiettivo possibile, però ricordiamoci che è una mia opinione. Ovviamente ad altre persone certe mie affermazioni potrebbero non piacere, ma è normale. Quindi troviamo un ottimo poggiabraccio, abbastanza largo, forse leggermente un po' troppo basso e un pochino troppo indietro, ma con una plancia che ti lascia molto spazio per appoggiare le cose. Ovviamente, come al solito, nessuno ha pensato, anche nei modelli nuovi, a un appoggio per il telefono decente, nel senso che in modo che il telefono possa stare leggermente inclinato verso o appoggiato dritto. Ecco, non troverete assolutamente posto dove metterlo, a meno che non vi compriate appunto degli stand per telefono da auto. Molto carino, molto carini i colori, tutto abbastanza semplice sul grigio, senza colori particolari tipo il rosso, il blu, eccetera eccetera. E come potete vedere, la parte posteriore ha uno sportello che si apre molto, si apre veramente tanto, e questo ve lo garantisco perché come potete vedere dal seggiolone che ho montato e dal bambino che ci è andato sopra, vi garantisco che faccio molta meno fatica rispetto ad altre macchine. Ci sono gli attacchi Isofix, quindi c'è spazio, e c'è spazio anche per le gambe, c'è molto spazio per le gambe, e nonostante il sedile del passeggero sia un po' avanti, anche se sembra troppo avanti, davanti c'è abbastanza spazio per le gambe, quindi come spazio tra i sedili sono rimasto veramente veramente contento e stupito. Questo è il poggiabraccio per i sedili posteriori, e nonostante ci sia il seggiolino auto, tocca un po', però si riesce ad aprire tranquillamente il portabicchieri, il che è veramente veramente comodo per chi come me ha dei bambini e deve appunto tenere acqua o altre cose sempre a portata di mano. Come potete vedere, il baule è per me un buon baule. Come vedete, ovviamente non ci sta il passeggino, l'ho messo apposta il passeggino per la lunga, ma in orizzontale il passeggino ci sta tranquillamente. Questo ovviamente poi è un passeggino piccolo, di quelli ultraleggeri da passeggiata, ma anche quelli più pesanti ci stanno comodamente, lasciano spazio anche ad altro materiale. Come parte multimediale dell'auto abbiamo un bellissimo touchscreen con dei pulsanti ai lati. I pulsanti ai lati sono molto comodi, devo ammettere che è più facile cliccare quelli che andare sullo screen per cliccare alcuni pulsanti.
Peccato però che tu debba comunque andare sullo schermo, perché altrimenti non riesci a raggiungere tutti i menu che potrebbero servire. Come potete vedere, si aprono nei quattro angoli dello screen diverse funzioni che tu devi andare a cliccare per andare appunto a vedere quello che c'è all'interno di quel menu. E a mia grandissima sorpresa, il cruscotto. Ragazzi, è un cruscotto bellissimo, grande, ampio, diciamo che si apre molto, poveretto chi è seduto sul sedile del passeggero, ma questo è quello che non mi aspettavo. C'è il lettore CD e il lettore SD1 e SD2 all'interno del cruscotto, in modo da non averlo a vista. Questa è stata, secondo me, un'idea molto molto carina da parte di Seat. Non l'avevo visto in altre tipologie di macchine, probabilmente già qualche altra casa lo faceva. Telecamera posteriore, molto semplice, niente di che, potete spostare la parte con i sensori oppure no. Nei prossimi video entrerò più nel dettaglio. Diamo un veloce sguardo all'ultima parte che mancava, che era la parte superiore del frontale, davanti. Le luci sono molto 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 potenti e soprattutto di notte hanno un bellissimo effetto. La macchina risulta illuminata praticamente a giorno, come potete vedere da queste immagini. Fuori è buio, c'è qualche lampione, ma a prescindere, dagli specchietti retrovisori esce il LED con la scritta Seat Ateca, e all'interno, come potete vedere, due luci illuminano a giorno praticamente tutto l'abitacolo. Anche quest'auto dispone di abbaglianti automatici, che sono molto comodi per chi come me fa strade di montagna o comunque in posti bui, e come potete vedere l'illuminazione è ottima. Ultimo commento prima di lasciarvi la configurazione dell'auto: l'interno durante la notte ha delle luci sul rosso che sono molto molto delicate, ma vi permettono di vedere tutti i pulsanti disponibili sull'auto. Bene bene bene, allora passiamo alla configurazione della macchina direttamente dal loro sito. Vediamo che la Ateca parte da 24.020 euro, che non è una cifra alta per quello che è la dimensione della macchina e le prestazioni che ti può dare. La macchina è molto molto carina, molto spaziosa, ma niente di così spettacolare come diversi modelli della stessa grandezza. Andiamo a vedere le versioni che ti propongono. Come potete vedere, la Style, che è quella con minor dotazione, parte da 24.020 euro. Noi andiamo invece su quella che vediamo nelle foto e nei video che ho realizzato, che è la Business. Ovviamente potete mettervi a confrontare le varie versioni e cercare di capire quale è il modello che più fa per voi. Secondo me l'Excellence è la versione, diciamo, migliore per questo tipo di macchina. Ma andiamo avanti con quella che abbiamo noi. Allora, benzina o diesel? Noi andiamo sul diesel. Come potete vedere, il diesel parte dal 1.600, ma anche la versione del 2.000 con cambio automatico o con il cambio manuale. Noi abbiamo il 1.600 da 115 cavalli manuale, che va a 28.670. Selezioniamo e andiamo avanti. Design: ci sono tantissimi colori, ci fermiamo sull'argento reflex, ma ci sono altri colori che secondo me sono molto 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 belli, tipo rosso. Rosso forse, non lo so, ci sono troppe parti in plasticazza nera per renderlo così bello, quindi un nero può stare bene. Ovviamente è questione di gusti. Anche questo grigio qui è un grigio che lascia questa macchina assolutamente indifferente e diciamo che passa assolutamente inosservata. Cerchi: potete cambiare i cerchi, ovviamente ogni cambio di cerchi aumenta, bisogna aggiungere dei pacchetti eccetera eccetera. Noi non li abbiamo, ma facciamo finta di inserirli e andiamo avanti. Interni: noi abbiamo questo pacchetto di interni, che è il base,
non è affatto male, a me piace molto. Non abbiamo il tetto in vetro e andiamo avanti. Ovviamente ci sono tantissimi pacchetti e cose da aggiungere, ovviamente questo sta al vostro portafoglio, ma mettendo alcuni oggetti tipo l'audio DAB, connectivity pack, gancio traino lo mettiamo, mettiamo i metri oscurati, ci sono già, tetto panoramico come potete vedere costa 1.100 euro, però cambia nettamente il valore della macchina, cioè la macchina con tetto panoramico per me è molto più bella. Poi c'è chi dice che non serve assolutamente a nulla, eccetera eccetera, e può starci, sono 1.100 euro che vi tenete in tasca. Sedili sportivi, vogliamo aggiungere un antifurto, aggiungere qualche altra telecamera, eccetera eccetera, ma non sto andando a caso, giusto per capire quanto effettivamente questa macchina può venire a costare con qualche accessorio. Non ci interessa, estensione di garanzia non ci interessa, c'è un sacco di roba comunque che potete aggiungere. Accessori, andiamo a vedere cosa ci danno. Griglie, vasche, porta bici, porta sci, ma aggiungiamo delle barre a tetto, quelle fanno sempre comodo. E il box non lo metto perché lo potete comprare anche fuori, che magari vi costa meno. Profili decorativi non li mettiamo, queste sono cose che non andrei a inserire. Fine. Andiamo a fare un riepilogo, abbiamo la nostra macchina che va sui 32.155, consumi 4.6, ciclo urbano 5.2/100, extraurbano 4.2, in efficienza siamo B, niente male, pensavo qualcosa di peggio, però comunque un diesel a 6 marce io consiglierei comunque su questo tipo di macchine di andare su un cambio automatico. Sarà che io cambio automatico lo metterei su qualsiasi cosa, però questa è una macchina che con 30.000 euro potete tranquillamente portare a casa. Questo è tutto ragazzi per questo primo video sulla Seat Ateca, un grande pollice verso l'alto perché sono rimasto veramente veramente contento, si guida molto facilmente, ma vedremo tutto nel dettaglio nei prossimi video. Iscrivetevi e se vi è piaciuto lasciate un like. Ciao a tutti ragazzi.